Ciao ragazzi, sono tornato a casa. Come state? Finite le ferie, purtroppo, finiti i giorni di mare. Perché? Perché oggi è il 16 di agosto, il 20 si gioca, sabato c'è la conferenza stampa, si ricomincia a fare sul serio e dobbiamo entrare all'interno di quella che è la settimana che ci porterà a riabbracciare la Serie A e la Juventus in maniera ufficiale. Abbiamo terminato con Udinese-Juventus, riprendiamo con Udinese-Juventus e proprio di Udinese dobbiamo parlare in queste prime battute di video. Perché? Perché l'Inter ha definitivamente rinunciato all'acquisto di Samardžić. Sappiamo che c'erano stati dei problemi d'accordo, da quello che si dice, tra gli entourage, il padre, gli agenti del giocatore, l'Inter, dove con l'Udinese era tutto fatto e poi c'erano stati problemi di ingaggio, quindi non se ne fa niente. Questa è la versione che sta circolando. Però, appunto, la prima partita di campionato della Juventus sarà domenica sera a Udine contro l'Udinese, e quindi Samardžić potrebbe banalmente essere in campo e quindi potrebbe banalmente segnare un gol alla Juventus. Qualcuno prima su Twitter mi diceva: ma con quale maglia sarà in campo? Perché oggi comunque Samardžić potrebbe diventare paradossalmente un nome da Juventus, dato che la Juve sta cercando dei profili interessanti a centrocampo, e il profilo di Samardžić è un profilo molto interessante. Quando l'altro giorno si parlava di Inter insieme a Carlos Augusto, lo stesso Frattesi che è già andato, iniziavano a diventare tanti nomi interessanti per il mercato dell'Inter. E quindi sono, tra virgolette, contento che non sia andato dai nerazzurri. Perché? Perché mi piacerebbe comunque come nome in orbita Juventus, dato che da quelle parti stiamo cercando un innesto, e su Miretti, Nicolussi, Caviglia dobbiamo ancora aspettare un attimo. Probabile che la Juve ragioni a fine mercato sui potenziali prestiti di questi due giocatori e poi deciderà negli ultimi giorni. Tra l'altro, su Nicolussi Caviglia mi fa ridere che l'altro giorno mi sono reso conto che ero stato bloccato su Instagram da Nicolussi Caviglia, e poi sono stato sbloccato su Instagram da Nicolussi Caviglia. Un abbraccio, un saluto a Hans, che ci segue sempre, a quanto pare aveva ben deciso di non farmi arrivare sul suo Instagram. Ciao caro, io mi auguro, come dicevo l'altro giorno, che possa rimanere anche alla Juventus, perché mi ha impressionato, devo dirvi la verità, in questo precampionato. E anzi, apro e chiudo una parentesi: mi piacerebbe o nel pomeriggio di oggi oppure domani portarvi un video su chi ha fatto meglio e su chi ha fatto peggio dei giocatori che abbiamo visto all'interno di questa pre-season della Juventus. E mi piacerebbe, un'altra parentesi, fare una live su Twitch insieme a voi prima dell'inizio del campionato, in cui andiamo a leggere tutte quelle che sono state le amichevoli di Serie A, andiamo a vedere quelle che sono state le partite, gli highlights di queste amichevoli, andare a fare una tabella con il minutaggio di ogni giocatore per cercare di fare una sorta di file riepilogativo del fantacalcio per quella che è stata la preparazione estiva di queste squadre di Serie A. Quindi fatemi sapere se l'idea può essere di vostro gradimento. Vi lascio tutto qui sotto in descrizione, link per le live di Twitch e tutto il resto, Instagram, seguitemi assolutamente dappertutto. Attenzione che però sempre i centrocampisti dobbiamo parlare. Perché? Perché un anno fa eravamo qui a interrogarci, me lo ricordo. La mia idea è sempre stata netta e chiara: ma sarebbe meglio confermare Rovella nell'organico della Juventus, oppure ha senso mandarlo in prestito, farlo crescere un anno e l'anno prossimo riaverlo alla base, mentre quest'anno andiamo a prendere in prestito Paredes, che è già pronto? Io dicevo: a me Paredes non piace per niente, terrei Rovella perché mi piace e tanto. Non è andata così. Rovella è andato al Monza, ha fatto un'ottima stagione al Monza. Noi abbiamo preso Paredes, che ha fatto una stagione un po' meno ottima alla Juventus, e oggi è lo stesso giorno in cui sia Paredes che Rovella invece vengono ufficializzati come mediani, come centrocampisti titolari per Roma e Lazio, quindi le due squadre romane. Fa un po' ridere, no? Questa cosa qua, perché appunto, come vi dicevo, l'anno scorso erano i giocatori in orbita Juve, beh, non ci sono più nessuno dei due. Poi Paredes ha avuto un declino dal punto di vista economico di valutazione, che noi con il passaggio del turno di Champions avremmo avuto l'obbligo di riscatto a oltre 20 milioni. Quindi da questo punto di vista, meno male che non siamo andati in Champions, perché avremmo veramente strapagato un giocatore come Paredes, che non ne valeva la pena. Dal punto di vista di Rovella, io ribadisco, secondo me abbiamo regalato, tra virgolette, il cartellino alla Lazio per quelli che sono i prezzi che girano, e quindi spero di essermi sbagliato sulle valutazioni che
del calciatore. Mi auguro che Rovella a questo punto non sia niente di che, perché la Juventus purtroppo ha perso il diritto alle prestazioni sportive di questo calciatore, dato che il prestito sarà con obbligo di riscatto. E poi si parla di una percentuale sulla rivendita, così come per Zaccaria, che è stato ufficializzato. La Juventus ha fatto 4 milioni e rotti di plusvalenza puliti, sono pochi, soprattutto se considerando l'esborso che ha fatto il Monaco per aggiudicarsi Zaccaria, quindi oltre 20 milioni di euro. Purtroppo tra oneri accessori, commissioni alle agenti e un po' di soldini per il cartellino, perché il giocatore andava in scadenza ma voleva la Juventus averlo subito, si è fatto soltanto 4 milioni di plusvalenza. Questo ci fa anche capire che il calcio di oggi veramente è in mano agli agenti, c'è poco da fare. E la Juventus si è mangiata tanto di quello che poteva essere un gran colpo, anzi lo è senza ombra di dubbio, perché la Juventus ha fatto un gran colpo, ha fatto una plusvalenza, però bisogna iniziare a ragionare su questi movimenti. Nel momento in cui acquisti un calciatore, tu devi essere sicuro che quel giocatore lo andrai a valorizzare, lo andrai a tenere per 3-4 anni, a meno che non arrivi in offerta rinunciabile, perché sennò continui a muovere tantissimi elementi, tantissime pedine. Però ogni volta che fai un movimento inizi a sparare dei soldi a destra manca e perdi anche l'utilità del trasferimento, diciamoci le cose come stanno. Quindi sprechi anche tanta energia. Quante volte abbiamo detto Giuntoli deve preoccuparsi per vendere? Ok, adesso stiamo cercando di allontanare tutto quello che è stato fatto dalla precedente dirigenza a livello sportivo, dai precedenti dirigenti sportivi. Ora c'è una nuova visione sportiva della Juventus. Mi auguro che possa cambiare da questo punto di vista, perché non è possibile che ogni anno ci si ritrovi costretti a fare 10-15 movimenti tra entrate e uscite, proprio perché abbiamo sempre troppi giocatori. Sempre di una percentuale parliamo, perché la Juventus ha guadagnato 2 milioni di euro circa dalla vendita di Demiral dall'Atalanta all'Arabia Saudita. Avevamo appunto una percentuale sulla rivendita e quindi ci portiamo a casa questi milioncini. La Juventus però avrà delle altre uscite, questa volta in prestito. Si parla sempre di Sulé, che era stato considerato anche come nome potenziale all'interno della trattativa che avrebbe portato Berardi da Sassuolo alla Juventus, poi ne parleremo. Invece Sulé e Facundo Gonzalez sembrano essere diretti a Salerno, quindi la Salernitana potrebbe essere la nuova squadra di questi due giocatori che arriveranno in prestito appunto, e la Juventus potrebbe ritrovarsi tra un anno dei giocatori un po' più maturati, titolari in Serie A con del potenziale. Quindi mi fa piacere che possano aver trovato una loro collocazione, proprio perché, come vi dicevo, alla Juve secondo me in questo momento Sulle soprattutto, perché il 3-5-2 non va a massimizzare le sue caratteristiche. Sono contento che possa trovare un po' di continuità, perché voglio capire di che pasta è fatto Sulle. Non sono innamoratissimo ad oggi di Sulle, mi sembra un giocatore con dei colpi, ma un giocatore abbastanza normale, devo dirvi la verità. Barrenechea invece semplicemente non mi piaceva, Sulle mi piace, ma non so che potenziale possa avere. Può diventare un giocatore probabilmente normale da Serie A. Sono contento che vada a giocare in prestito, perché? Perché giocando può rivelare magari quel potenziale nascosto che tanti vedono, che io oggi faccio fatica a vedere, e sono curioso di vedere se riuscirà a tirarlo fuori. Poi abbiamo l'associazione calciatori contro la Juventus per Bonucci, va reintegrato in rosa, si sta facendo un danno d'immagine, di carriera incredibile a Bonucci, bisogna rimetterlo. Aspettiamo di vedere, perché l'altro giorno parlavamo di offerte straniere, quindi tedesche, per Bonucci. Potrebbe spostarsi, semplicemente andare a giocare un altro campionato e concludersi qui tutta la questione, speriamo. Voci Berardi Juventus, io adesso ve la butto qui, perché mi hanno parlato in questi giorni, stiamo parlando di una chiacchiera, proprio letteralmente di una chiacchiera, di una persona che mi ha detto che comunque Berardi lo conosce e ha detto che tra lui e la Juventus l'accordo in realtà c'è già, lui è anche disposto a venire alla Juve, proprio ha già trattato tutto, dipende da trovare l'accordo col Sassuolo. Perché? Perché la Juventus aveva proposto appunto il prestito di Sulé, Sassuolo ha detto Sulé no, noi vogliamo Iling Junior, e la Juve non vorrebbe invece cedere Iling Junior al Sassuolo, che è interessato invece proprio al giocatore inglese. Ripeto, è una chiacchiera di una persona che mi ha detto sai io conosco Berardi, bla bla bla. Io ve la riporto per dovere di cronaca, pesatela come deve essere, quindi una chiacchiera, però la trovo abbastanza verosimile, proprio perché si era parlato nei giorni scorsi di Iling, di Sulé, Sassuolo, Juve, di Berardi che aveva l'accordo con la Juve. Io ve la metto qua, se volete darci peso bene, poi vediamo che cosa succede. Sapete che qua andiamo più che altro a commentare le notizie. Io Berardi
non lo vorrei alla Juventus per quelli che sono i presupposti, cioè l'inserimento appunto di un giocatore come Ealing nella trattativa. Io Ealing non lo darei via. Se Sulè posso dirvi sì, mi piace l'idea di mandarlo a giocare, Ealing vi dico no, Ealing lo terrei qua assolutamente, che abbiamo bisogno della sua forza fresca sugli esterni. È un giocatore che si trova, non è già il suo ruolo ideale, però si trova abbastanza a suo agio in quella posizione, si trova più a suo agio lui rispetto a Sulè, che è più attaccante. Ealing anche lui è un giocatore offensivo, però quel ruolo con un po' di impegno lo può fare, può essere uno spacca partite d'eccellenza. Quindi io Ealing nella trattativa per Berardi a un anno alla scadenza del contratto con lo Sassuolo banalmente non lo inserirei. Vediamo che cosa succederà. Ieri Ferragosto non ci siamo visti, però la Juventus ha continuato a lavorare, semplicemente perché mi sono preso un giorno di pausa, ho detto oggi di roba da commentare sicuramente non c'è niente, perché è Ferragosto per tutti, però la Juventus si è allenata, poi da quanto ho capito ha fatto pure una grigliata alla Continassa e oggi c'è l'ultimo allenamento, le amichevoli sono terminate, però c'è questa sgambata contro l'Alessandria, proprio perché tra qualche giorno si ricomincia a giocare, quindi bisogna anche dopo iniziare a ragionare, contare i giorni, recupero o non recupero, per essere pronti per scendere in campo con l'Udinese e guadagnare i primi tre punti. Attenzione che stamattina sono circolate alcune immagini di Cambiaso al J Medical, vediamo se sarà per il polso, abbiamo ancora nella mente quell'immagine di Cambiaso che si fa male al polso l'altra sera nell'amichevole con l'Atalanta. Io vi dico, mi sembra strano che ci siano voluti 3 giorni, 4 giorni per andarsi a medicare il polso, quindi ho paura che possa essere successo qualcos'altro, però per il momento attendiamo e vediamo quali saranno le condizioni di Cambiaso, che a questo punto immagino non abbia preso parte all'amichevole contro l'Alessandria, all'allenamento contro l'Alessandria che si sta svolgendo proprio in questi minuti mentre vi parlo. E quindi ragazzi, questo è quanto. Come vi dicevo, mi piacerebbe portarvi una diretta stile fantacalcio prima dell'inizio della Serie A e invece un ragionamento sulle amichevoli della Juventus. Fatemi sapere se sono contenuti di vostro gradimento, fatemi sapere le vostre considerazioni e opinioni riguardo tutte la vomitata di informazioni che vi ho dato in questo video. Noi nel caso ci vediamo oggi pomeriggio, buon pranzo, siamo tornati e manca poco e ricomincia anche la Serie A.